Circo Rosso è un circolo ARCI che ha aperto 4 anni fa e che ha come obiettivo quello di essere un posto accogliente per tutte le persone molto diverse che abitano nel circondario di Ballarò. Abbiamo poi una missione più specifica, lavorando proprio sul costruire comunità con una serie di soggetti in rete. La nostra missione specifica è la creazione di relazioni di fiducia con migranti in qualsiasi condizione giuridica, perché a partire da queste relazioni di fiducia indichiamo strutture di supporto, ma soprattutto tentiamo di coinvolgere all'interno di un ragionamento anche quelle persone che spesso si trovano escluse da ogni tipo di ragionamento pubblico, politico, comunitario, per una questione legata alla propria condizione e non ai propri comportamenti. L'idea iniziale era un'idea molto fumosa, nel senso, noi eravamo una quindicina di persone che venivano da esperienze politiche differenti. Tendenzialmente tutti pensavamo che le esperienze politiche da cui provenivamo erano eccessivamente poco legate alla realtà, alla concretezza delle questioni di cui parlavamo. D'altro canto volevamo ripartire da una qualità delle relazioni che ci consentisse quantomeno di intraprendere una strada che non sapevamo dove ci avrebbe portato, ma che se non altro ci piacevano, diciamo, i compagni di questa strada. E effettivamente, quindi, quando abbiamo aperto non avevamo idea che dopo 4 anni ci saremmo trovati a svolgere l'attività che oggi svolgiamo, però ci piaceva il contesto del quartiere di Ballarò e ci piaceva avere selezionato, cioè esserci incontrati da persone che pensavano fosse arrivato il momento di fare le cose in una maniera diversa. Noi proviamo in qualche modo ad essere un luogo che testimonia uno stato dei fatti che rende Ballarò un posto per noi interessante nella sua dimensione non solo multiculturale ma multisociale. C'è gente ricca, c'è gente povera. Noi pensiamo che questi contesti, per quanto ovviamente ci siano dei contesti conflittuali, perché il modo di vivere un contesto del genere da una persona in uno stato di grave marginazione sociale e di un docente universitario è ovviamente molto diverso, però pensiamo che questi contesti vadano difesi perché portano a una maggiore conoscenza reciproca fra persone diverse e questo porta a sicurezza, comunità, integrazione, si può chiamare in tanti modi, ma porta a questo. Poi abbiamo una programmazione culturale, soprattutto durante i weekend, che ci consente anche di autofinanziare le nostre attività per quanto possibile. E poi abbiamo lo sportello San Papier, che un giorno alla settimana è dedicato ad ascoltare in maniera informale le storie e le esigenze che ci vengono rappresentate proprio dalle persone, specialmente migranti, che vengono per affidarci le proprie esigenze, e noi verifichiamo non solo se esiste un diritto potenziale, ma se ci sono le condizioni per cui quel diritto si è effettivamente esercitato. Quindi non solo guarda che tu in Italia puoi andare all'ospedale, ma anche verificare se per esempio l'ospedale è pronto ad essere accogliente per lui, per un fatto culturale, per un fatto linguistico. Se io dovessi dire se sono soddisfatto dell'esperienza, direi moltissimo e sono molto orgoglioso. Dire che abbiamo soddisfatto le aspettative, diciamo, implica un ragionamento di carattere contestuale. In questi 4 anni le cose complessivamente rispetto al discorso che portiamo avanti sono incredibilmente peggiorate da un punto di vista della qualità del discorso pubblico sulle comunità, sulle questioni legate alle migrazioni. Quindi sì, sono contento del percorso che abbiamo fatto, ma ci stiamo organizzando per tentare di trovare gli strumenti per continuare a fare un discorso che viaggi su due canali. Cioè, da un lato dica alle persone che ci frequentano, alla nostra comunità, che la qualità delle nostre vite è dovuta in gran parte non alle leggi che fanno, ma a come ci comportiamo. Però tenere un doppio canale sul fatto anche di avere una dinamica di denuncia di quello che sta accadendo, che rende molto complicato il nostro lavoro per il fatto appunto che noi lavoriamo in un contesto e nel tentativo di creare relazioni di fiducia con un numero di persone che è sempre crescente, ed è un numero di persone che sono quelle irregolari, che ovviamente crescendo genera l'aumentare di tutti i fenomeni connessi all'emarginazione sociale, che ovviamente si manifesta anche in una maniera brutta, orribile. Noi pensiamo che sia necessario denunciare queste cose proprio perché soltanto se queste cose vengono messe in un contesto potrà essere possibile capire come i problemi dell'oggi, che noi vediamo che nei media vengono dipinti come collegati all'immigrazione, non sono legati al fatto che noi abbiamo avuto una politica troppo aperta in passato, anche perché bisognerebbe capire quando è stato questo passato di grande apertura delle politiche italiane sull'immigrazione, ma al contrario che le questioni che oggi la presenza migrante pone all'interno del nostro contesto sono dovute a politiche di eccessiva chiusura e di marginalizzazione di persone che hanno piani di vita, competenze, voglia di vivere, che noi spegniamo e poi ci stupiamo delle conseguenze.
Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.